Che cosa starò mai sventolando tra le mani? Sono dei biglietti dei concerti metal ai quali presi parte tanti anni fa. O il primo è il Gods of Metal del 2003, dove hanno suonato i Motörhead. Pace all'anima di Lemmy. I Motörhead, caro Marduk, che hai pure il tatuaggio del loro logo, del loro emblema. Eh sì, perché tu, caro Marduk, Davide, non me ne frega niente, faccio il tuo nome, non mi faccio alcun problema, mi hai contattato o mi ha contattato la tua donna sotto il video Periodo Metal. Sì, ho parlato di te, ma pur parlé, non pensavo di aver scatenato una polemica. Ma la cosa non ha fatto altro che alimentare il mio ego. Niente, andiamo a prendere i commenti a questo punto, perché è doveroso prenderli e rispondere. Ho detto che ti avrei dedicato uno story time ed eccomi qua. Tu sai bene, Davide, che faccio i fatti. Io quando dico una cosa la faccio, lo sai molto bene. Andiamo a prendere i commenti, va. Tra l'altro, poi questa persona si è nascosta. Allora, o sei tu, Marduk, oppure è la tua ragazza, visto l'italiano alquanto sgrammaticato. Madò. Non so cosa ti ha fatto Marduk, perché tu non riesci a dimenticarlo. Il pezzo più famoso, sono capitata per caso nel suo profilo, ha. Sei capitata per caso o devi sempre vigilare il suo profilo perché non riesci a voltare pagina? Potrei farci uno story time. Ci sono bazzicata, ma poi l'ho bloccato perché non ci voglio più avere niente a che fare. Vado a stendere lui insieme ai suoi amici. Ma parlare male di una ragazza che manco ti conosce solo perché assieme al tuo ex è normale, cioè tra l'altro la E senza l'accento. Puoi dedicare uno story time su di lui, a parte che dedicare a lui uno story time. A sto punto, se sei la ragazza di Marduk, benissimo, io parlo spagnolo, avresti fatto più bella figura a scrivermi in spagnolo. Ti avrei capita ugualmente. E comunque, personalmente non ce l'ho con te, stai pure tranquilla, puoi pure tenertelo, io non me lo voglio riprendere. Ma dopo ti rispondo. Mi sa che sei molto arrabbiata perché ormai lui ha voltato pagina. Mi dispiace che ogni volta che devi parlare della tua vita nel tuo cervello c'è ancora il tuo ex. Forse dovresti metterti in pace con la tua bambina interiore. Non è mai tardi per essere felice. No, ci mancherebbe, mica ci penso, voltato pagina da tempo. Certo, vabbè, da sentenze sta persona. Comunque, paragonarsi e parlare male della ragazza del tuo ex lascia molto a che dire sulla tua persona, soprattutto quando lei non sa della tua esistenza, cioè veramente messaggi sgrammaticatissimi. Allora a quel punto ho ribattuto mentre ero in solaio a recuperare le mie cose e sti biglietti del concerto metal che raccoglierò all'interno di un quadro da appendere qua, perché sono comunque ricordi. Senti, ma chi sei tu? Sei qui che dai sentenze e ti immedesimi a fare lo psicologo a iosa. Almeno mettici la faccia piuttosto che nasconderti dietro uno schermo. Qua non mi ha detto chi è. Comincia a vivere del futuro, non nel futuro, eh? Ma l'italiano qua è un optional. E comunque non c'è di che, la nostra conversazione è più interessante del tuo video infantile. Si vede che vivi dell'ombra di questa tizia. E manco hai avuto le ovviare di rispondere perché odi questa ragazza e ti paragoni con lei. Dimmi, ma è vero che tu sei più bella o sono balle? Sono più bella io, non sono balle, anche perché lei è il doppio di me. Va in giro con 30 quintali di cerone, mentre io invece sono naturalissima, ho solo il rossetto adesso. Ok, quindi ho molta più autostima di lei. Io penso che sia lei. A ogni modo, se lei non mi conosce e non sa di me, la posso sempre rendere edotta della situazione perché so benissimo chi è. Mi basta un attimo contattarla sui social, ma la blocco perché non voglio essere contattata né da lei né da Marduk né dall'ammasso di cretini di amici che frequenta e lui è il primo della lista. Che cosa mi ha fatto Marduk? Allora, io ne parlo qua perché voglio essere utile a tutte quelle ragazze che vengono messe in secondo piano dal ragazzo per gli amici. Bene, se vi succede, scappate a gambe levate. È bene che vi presenti agli amici, perché se tiene la sua vita a compartimenti stagni, c'è qualcosa che non va. Magari alla ragazza o che altro, però che ve li mette sempre e comunque devi arrivare a mendicare una cena al ristorante da sola col tuo ragazzo, non va bene.
Io avevo sempre in mezzo alle palle sto Gabriele, tanto muscoloso quanto cretino, che andava allo zoo e veniva chiamato lo squalo perché cercava sempre ragazze, tant'è che una volta fu pure umiliato da una ragazza perché lui è andato da lei per abbordarla e le ha detto: "Ma ti vedo sempre qua allo zoo". E lei gli ha risposto: "Io ogni volta ti vedo con una ragazza diversa". Proprio standing ovation per questa qua che gli ha risposto così, tanto muscoloso quanto deficiente, davvero, al quale diedi del figlio di una buona donna mentre stava camminando mano nella mano con la ragazza dell'epoca, perché ci siamo visti, io e Marduk ci eravamo già lasciati, mi guarda, io l'ho insultato, lui ha abbassato lo sguardo, ha tirato dritto. Ci mancherebbe perché se mi diceva ba sarebbe diventato un eunuco. Non mi interessa se è alto quasi 1,90 m ed è il doppio di me. E un'altra volta allo zoo e l'ho visto e gli ho anche tirato un drink addosso, ma la soddisfazione. Per quanto riguarda gli altri amici, Rudy, lo sfigato senza denti con la dentiera, Alberto, la Grace, bella gente proprio, Chiodo, Gente proprio al bacio, lui si arrabbiava se neanche volevo parlare con loro, ma ci mancherebbe altro che io buttavo via il mio tempo con gente che manco sa coniugare due verbi. E mi diceva: "Finché non cambi testa rimarrai da sola". Bene, io preferisco rimanere da sola piuttosto che stare con un uomo come te, uomo, e avere amici come li hai te. Anzi, ti tiro fuori una cosa, su Piab non l'ho detta, ma sai che 10 giorni dopo che ci siamo lasciati io sono andata a letto con il tuo amico Jacopo? Va che begli amici. Hai visto, io sono stata zitta per tutto questo tempo, ma visto che sei venuto a commentare e hai mandato la tua ragazza o chi che sia, ora ti tiro fuori tutte le cose. E chi è che deve fare poi pace con la sua bambina interiore? Visto che io ho guardato il futuro già il giorno successivo, quando tu mi avevi lasciata, perché ho detto: "Ok, tu mi hai lasciata, preferisci gli amici, ti lascio andare con gli amici, non c'è alcun tipo di problema". Anche perché poi quando eravamo insieme, facevamo le settimane alterne, una settimana con me, una settimana con gli amici. Ti avevo anche lasciato lo spazio, ma a te questo non bastava. A te stava sulle balle che io non sopportavo i tuoi amici. Ma tu non capivi che non tutti sono uguali, non tutti possono andare d'accordo con tutti, ma tu hai sempre preferito loro e messo sul piedistallo loro. Quindi, allora io ho rispettato la tua scelta, ho voltato pagina, sono andata avanti, sono cambiata, ma chi continuava a scrivermi su Messenger, tant'è che ti ho dovuto bloccare, eri tu? Chi mi mandava gli SMS per farmi gli auguri per il periodo di prova al lavoro, perché all'epoca lavoravo al call center, sei stato tu? E a dirmi: "Io per te ci sarò sempre", e io per te non ci sarò più, e non ci sarò più neanche adesso, figuriamoci. Tu per me ora sei un clown, un fenomeno da baraccone da mettere sui social. E ti dico una cosa: non mi contattare sui social normali. Vieni su Loyal Fans, mi trovi come Miss Urbex, paghi, mantengo la riservatezza, altrimenti io sono una mina vagante. Perché questi commenti qua non hanno fatto altro che scatenare la mia voglia di vendicarmi. E ora che ho 40 anni e sono cambiata, a differenza tua, che vivi sempre di drammi e di polemiche perché mi è bastato vedere il tuo profilo Facebook, tu non sai come posso reagire adesso. Tu non lo sai come posso reagire. Guarda, su Loyal Fans possiamo litigare anche una notte intera. Basta pagare. Perché non è gratis. Tu, quando potevi parlare gratis con me, hai buttato tutto all'aria. Tra l'altro, avevo anche un blog di lavoro nell'adult e mi sei venuto a commentare anche lì dicendo che sono stata una delle ragazze più oneste che hai avuto. Ci dovevi pensare prima, mio caro. Invece, hai preferito l'ammasso di dementi dei tuoi amici. Prego, vai. Il compleanno successivo a quando ci eravamo lasciati, anzi mi avevi lasciata, mi hai fatto gli auguri e sei stato la prima persona a farmeli. Mi ricordo che ero sul treno, stavo andando al lavoro, ricevo un SMS ed eri tu. Io non ti ho risposto. Quindi chi è che vive nel futuro e chi vive ancora nel passato? Tu? Perché io poi non ti ho più contattato, io non ti ho più cercato. Appena è uscito Facebook, io ti ho bloccato subito per evitare di essere ricontattata. Quindi, a chi brucia sei tu? Perché tu volevi rimanere in buoni rapporti, ma no, no, no. E volevi rimanere mio amico? No, io non mi paragono con quell'ammasso di dementi. Io sono nettamente superiore a loro, e tu lo sai bene. E tu lo sai bene. Sei finito con un mio clone difettoso? Perché evidentemente ti ricorda me. Mentre io ho avuto altre relazioni e tutto quanto con persone che con te non c'entrano assolutamente niente. Chi è che vive nel passato, tra noi due?
A chi è che ancora brucia per la storia? A te? Ti sei fregato da solo e l'infantile sei tu. Anche perché non ti saresti nascosto dietro un fake. Mi avresti mandato un'email, mi avresti contattata in privato, cosa che invece non hai fatto. E allora? Ne vogliamo parlare? Comunque, ragazze, se trovate un uomo che antepone gli amici a voi, lasciatelo senza rimorì. Meritate di essere messe al primo posto. Se un uomo non vi mette al primo posto, no, non può stare con voi. Questa è diventata una mia regola aurea nelle relazioni sentimentali. Se un uomo non mi mette al primo posto, e soprattutto se vedo che i suoi amici sono dei cerebrolesi, lo lascio perché dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Tra l'altro lui vive di drammi, è rimasto lo stesso di prima, ma cosa vuoi fare lo psicologo? Sei tu che devi andare dallo psicologo, io ci sono andata e sto benissimo, non sono depressa, non sono ansiosa, non sono autistica, non sono borderline, non sono narcisista. Perversa sì, deviata sì, perché non farei il lavoro che faccio, però appunto questo è quanto. Bene. Spero di essere stata chiara, non risponderò più ai commenti e se voglio ti dedicherò anche altri story time. Sì, sto sudando perché ho spento l'aria condizionata e chiuso la finestra, altrimenti si sente il casino. Ciao ciao Marduk, Davide. Ah, altra cosa, pensa se faccio sapere ai tuoi genitori del mio lavoro nell'adult, che vergogna. Tuo padre è calabro, non reggerebbe l'onta della vergogna. Stai molto attento a non scatenare il can che dorme.